Giorgio Pallini già in collegamento con noi. Ciao Giorgio, ben trovato. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Guardate qua il grafico del FTSE MIB AM5. Abbiamo un cigno sostanzialmente. Questa prima parte, la freccia più grande ovviamente è la seduta di ieri AM5, che è gravitata verso il basso per poi riprovare a risollevare, a ridurre le perdite nell'ultima ora e mezza. Ecco, la freccia più piccola invece è la seduta di oggi. Gap up, per quanto abbastanza microscopico a confronto di quel del gap down dal 18 al 19 maggio, ma anche qui poi c'è la tendenza sostanzialmente verso il basso. Risultato, un bel cigno che evidentemente sembra che stia andando giù per uno scivolo, insomma, dato che è inclinato verso il basso. Ma al di là delle figure che francamente qui però a me sembra evidentissima, con cui ci piace magari immaginare un po', come si diceva anche in pubblicità con Giorgio, tipo le nuvole, beh, insomma, sembrava che oggi un rimbalzo ci potesse essere perché la Fed in qualche modo ha detto sì, no, vabbè, certo, stiamo valutando un tapering se la ripresa è solida, però l'inflazione continua a non essere un problema. I mercati stanno ricominciando in qualche modo a forse registrare qualche timore in più, IBEX meno 0,5, FTSE MIB meno 0,04%, rimangono positivi dello più 0,3 DAX e Parigi, poi magari diamo un'occhiata ai future con Giorgio, ma anche il petrolio, ad esempio, sta scivolando giù, è di nuovo sotto i 63. Guardate che calo evidentissimo si è registrato proprio poco fa, insomma, in questi ultimi minuti. E chiudiamo anche con il dollar index, che niente, no, il dollar index in realtà continua ad alternarsi tra gli 89 e i 90. Giorgio, insomma, aiutaci a capire un po' che cosa sta succedendo. Eccoci, buongiorno di nuovo. È vero, i mercati continuano a muoversi in up e in down sostanzialmente tutti i giorni. Lo stiamo vivendo, l'abbiamo visto e lo continueremo a vivere anche nelle prossime giornate, secondo me. Con questi cambi repentini di andamento sia al rialzo che al ribasso, uno fra tutti, ecco, citavi il FTSE MIB. In effetti su 5 minuti c'è questa figura che inizia ad essere un pochino preoccupante. Colpiti i minimi di questa mattina, pochi istanti fa, insieme anche ai future americani. Difatti il FTSE MIB è rimbalzato fortissimamente dai 23.900 punti, il minimo di giovedì scorso, fino a colpire i nuovi massimi di questo 2021, quindi un rialzo superiore ai 5 punti percentuali, anzi giusto di 5 punti percentuali. Ecco. Dopodiché è scattata questa, la chiamerei trappola Pertori, perché su quel rialzo durato qualche ora ho notato tanti acquisti del comparto retail, soprattutto sui titoli bancari. Di solito i titoli bancari sono su Piazza Affari un po' sempre gli ultimi ad andare a colpire i massimi di periodo. Dopodiché inizia questa mini rotazione, questo swing di ribasso. Difatti si è verificato questo. Poi nelle ultime 3 sedute tutti i listini mondiali, ma anche chiaramente il FTSE MIB, è andato a scendere, a perdere tantissimo terreno, colpiti 24.300 punti sul minimo di ieri, anzi anche leggermente più in basso, e poi questa mattina nuova apertura, il leggero gap up, subito riassorbito in questo momento. C'è da dire che la situazione non è facile. Io ho un'idea che sto portando avanti da qualche settimana, ovvero che il mercato toro, così come l'abbiamo visto da novembre fino alle ultime settimane, fino all'inizio del mese di maggio, stia un po' finendo. E al tempo stesso, quelli che vanno a governare i mercati finanziari, ovvero i market maker, i grossi fondi, ovvero chi sposta davvero le quantità importanti per far sì che le quotazioni vadano su, al rialzo e al ribasso, stiano cercando in qualche modo di portare il mercato a continui capovolgimenti in modo tale da incastrare sia gli orsi sia i tori del piccolo comparto retail. Quindi, secondo me, la cosa migliore in queste settimane è quella di ridurre le size. Se ti ricordi, l'abbiamo detto già un paio di settimane fa, quando eravamo in odor di massimi storici nuovamente sui mercati azionari americani e anche sui massimi relativi dei comparti europei, di iniziare a prendere del profitto. Chiudere le esposizioni long proprio perché in qualche modo c'è questo sentore, insomma, è sulla bocca di tutti. Si parla tanto di short, di cali del 30% del mercato. Chiaramente tutto può accadere, qui nessuno ha la sfera di cristallo, però è chiaro che una tendenza verso il basso si sta in effetti verificando in queste settimane. E se non vengono recuperati già questa settimana i massimi di venerdì,
Allora dobbiamo attenderci un mercato ancora più al ribasso. Io prendo come riferimento sempre l'S&P 500, lo Standard & Poor's 500, Giacomo. Se andiamo ad osservarlo su un grafico giornaliero, è molto chiara la situazione, secondo me. Si nota come le candele di giovedì e venerdì rappresentano un minimo ed un massimo all'interno del quale adesso il mercato si sta muovendo. Ma attenzione, se non viene superato al rialzo quel massimo, ovvero l'area dei 4.180-85 circa, io dubito nel prendere delle posizioni long, a meno che non vada a comprare quei ribassi come ieri magari, che però ad un certo punto secondo me creeranno solo del panico, ovvero nel momento in cui ormai si sta arrivando ad avere una concezione, una percezione di un mercato che non può scendere. Quindi tanti vanno a comprare tutti i minimi che si verificano ogni giorno sui listini nazionali. Beh, secondo me questa pratica sta un pochino scomparendo, per cui sì, magari siamo fortunati, becchiamo un 1% di rialzo del mercato, però io se posso, non dico consigliare, però ecco, la strategia che seguo, che sto già seguendo da qualche giorno e che porterò avanti nelle prossime settimane, è quella di comprare solamente se vengono rotte al rialzo determinate aree e vengono consolidati quei prezzi. Poi il mercato può fare ancora un più 5, più 6%, chi lo sa. Però ecco, siamo all'interno di questo range. Osservate queste due candele dell'S&P o comunque degli altri indici. La violazione al ribasso di quel minimo di giovedì apre ad un movimento di discesa, e io sono di quest'ottica, di un mercato che può scendere verso area 3.970 punti circa come primissimo target e poi andare a cercare l'estensione di quella candela fino anche in area 3.880. Quindi quello potrebbe essere un target a questa discesa. Cerco di, se posso, Giacomo, a proposito, condividere quello che è la mia idea proprio sullo Standard & Poor's 500. Questo è un grafico Eccoci. che condividevo giusto ieri con la mia community. Quando il mercato è andato ad aprire, Wall Street, questo è l'indice dello Standard & Poor's, è andato ad aprire a 4.070 punti circa, intanto si è chiuso quel mini gap che era stato proprio creato la scorsa settimana. Dopodiché ha ipotizzato e noi lì siamo andati a chiudere le nostre posizioni in vendita multi-day. Poi lì ho ipotizzato un rimbalzo del mercato verso i 4.130 punti circa, ovvero a chiudere quel gap che si è aperto proprio la giornata di ieri. Questa mattina, lo abbiamo appena detto, il mercato sembrava rimbalzare, si è avvicinato tantissimo a questo livello. Vedremo se Wall Street porterà o meno la chiusura di questo gap. Dopodiché mi aspetta ancora una discesa proprio per andare a cercare quell'area, diciamo 3.970-3.960, ovvero i vecchi massimi storici, neanche così vecchi perché parliamo dei livelli di appena Infatti, un mese fa, di metà certo. aprile. Ecco, questa potrebbe essere un pochino la tendenza che io mi aspetto da qui, perlomeno alle prossime 2-3 settimane, con un'eventuale progressione verso i 3.880. Perché dico questo? Perché in effetti, ci scherzavamo prima della diretta, le banche centrali dicono una cosa e poi magari agiscono in altro modo. Beh, in effetti sembra un pochino andare così, ma potrebbe essere che anche, non dico che le banche centrali o i grossi banchieri sono spiazzati, perché per carità sono i primi a fare il loro lavoro in modo corretto, però siamo anche per loro, penso, in una fase in cui si fanno tantissime proiezioni e si resta un pochino in attesa di vedere come vanno le cose. Si è iniziato a parlare di tapering. Beh, se il mercato continua, l'economia continua a riprendersi con questa velocità, sia in America ma anche in Europa, anche da noi, dai, l'economia pian piano si sta riprendendo in determinati settori, non in tutti chiaramente. Però se si continua con questa progressione verso la ripresa, è chiaro che le banche centrali inizieranno a fare tapering, quindi a ridurre gli stimoli fiscali mese dopo mese. Lo hanno già detto da parte della BCE, poi dalla Fed, e al tempo stesso potremmo vedere una riduzione di stimoli tra qualche mese, non nell'immediato. Però cosa accade? I principali investitori, se non sanno, non conoscono una data effettiva di inizio di questo tapering, e allora si resta nell'incertezza, magari iniziamo a togliere un po' di liquidità dal mercato, che è quello che sta avvenendo nelle ultime giornate. Nulla di clamoroso, nulla di super preoccupante, però ecco, io continuo a dirlo, se siamo long prendiamo del profitto, tanto per comprare c'è sempre tempo, quindi per rientrare in posizione c'è sempre del tempo, assolutamente. Molto chiaro, assolutamente. Intanto Milano scende dello 0,1%, Madrid meno 0,56%, resistono sia Francoforte che Parigi più 0,3%. Abbiamo fatto vedere anche
il petrolio che sta scivolando in maniera sempre più importante. Questo è il daily, non ha aggiornato i minimi di ieri, però insomma si sta concentrando proprio nella parte della spike ribassista, insomma, del grafico. Questo è quello che sta accadendo. E invece anche il Bitcoin, devo dire, qui magari ti chiedo una battuta anche su quello che sta accadendo a livello di cripto, perché insomma ieri è arrivato a perdere fino al 30%, poi oggi ha provato un recupero energico per provare a riportarsi a ridosso dei 40.000, dopo essere finito però anche fin sotto appunto i 30.000. Per qualcuno sono occasioni di acquisto, per altri no, e poi è un po' l'argomento che affronteremo con Eugenio Sartorelli, per altri invece diciamo che quasi potrebbe chiudersi una prima era delle cripto. Al momento comunque stanno cercando il recupero e lo fanno con la volatilità che contraddistingue questi asset, e cioè il Bitcoin più 7,5, Ethereum più 9,5%. Sì, io sul Bitcoin sono sempre un pochino contrariato per un semplice motivo, forse anche un po' da ignorante della materia, mettiamola così. Non ho mai effettuato operazioni sul Bitcoin, solamente per un motivo. Non lo reputo come un vero asset di trading, perlomeno, o di investimento, perché un asset che vede dimezzarsi il proprio valore nel giro di una settimana non è un vero asset da investimento. Però so che tantissime persone fanno trading, investono sulle cripto, quindi potrebbe essere forse l'asset più scambiato nei prossimi anni. Chi lo sa, magari questa tendenza va avanti e quindi adesso in molti ci stiamo sbagliando, mettiamola così. Ma al tempo stesso, Giacomo, mi mangio un pochino le mani dico una battuta. Qualche giorno fa sono stato invitato con delle persone a parlare un po' di cripto. E alcuni continuano a dire: ok, sto comprando Bitcoin a 60.000 dollari perché dobbiamo arrivare a 100.000, sono entrati i fondi JP Morgan, tutti gli altri, quindi il prezzo è destinato a salire. Va benissimo, non c'è problema, compriamo pure, però io attenderei magari area 28-32.000 dollari nelle prossime settimane, perché può essere uno di quei supporti che vengono tecnicamente colpiti da un'eventuale discesa. Difatti, ieri il prezzo minimo è crollato a 30.000 dollari. Quando l'ho visto rimbalzare del 20% in appena 2 ore, ero lì a dire: ma se avessi piazzato questo ordine long, magari, sai, sarebbe stato un finire di giornata un po' più sereno. In Però effetti ecco. sì. Esatto, però ecco, tecnicamente perché è arrivato quel minimo? Perché i 28-32 mila dollari rappresenta un'area di ritraccio del 61%, utilizzando un semplice Fibonacci, di tutta la salita che è scaturita sul Bitcoin una volta che il prezzo da ottobre dello scorso anno è saltato sopra i 12 mila dollari, fino ai massimi di metà aprile, 14 aprile mi sembra. Tutto quel range, se lo andiamo a calcolare, ha proprio un minimo che in effetti è stato colpito quasi millimetricamente ieri. Io mi attenderei tecnicamente, ecco, ancora diciamo un altro minimo nelle prossime settimane, quindi non subito una ripartenza al rialzo. Magari secondo me il prezzo andrà ancora una volta a cercare quei 28-29 mila dollari. Piena fase di FOMO, di panico, perché poi ieri cosa è successo? Abbiamo visto nelle settimane scorse la FOMO, come la chiamano gli americani, quindi la voglia di comprare, di non perdere il treno e salire al rialzo, e quindi tanti acquisti con i prezzi che non riuscivano a salire sopra i 59-60 mila dollari, e parliamo di inizio maggio, in quei giorni lì. Dopodiché ieri invece è scattata la FOMO al contrario, ovvero la voglia di uscire subito, e cosa è accaduto? Che diverse piattaforme per alcune ore, come Binance, non cambiavano cripto in dollari, quindi non era proprio possibile ritirare i propri capitali o fare questa conversione, proprio perché c'è stata una richiesta così massiccia e lì le piattaforme sono andate un pochino in tilt. Poi ci sono tantissimi perché di questo movimento a ribasso, di questa violazione. Se torniamo un pochino indietro con la memoria, voi ne avete parlato tantissime volte, già Madame Lagarde qualche settimana fa tirava delle frecciatine verso il mondo cripto. Dalla Cina sono arrivati degli annunci dicendo che non accettiamo più le cripto come pagamenti o comunque qualcosa del Sì, genere. dalla Cina più frecce infuocate, mentre quelle di Lagarde forse erano più asciutte, e quelle dalla Cina sono state più un po' infuocate. Ma io temevo, credevo che invece dicessi torniamo indietro e torniamo al concetto che i Bitcoin esagerano con la produzione di energia e combustibili fossili. Insomma, all'improvviso uno dei più grandi miliardari del mondo scopre che le criptovalute inquinano, e allora non le compra più, non le vuole più. Eh sì, in effetti
E questo è un pochino forse il motivo scatenante, il driver che ha portato al ribasso le cripto, proprio perché dopo gli annunci delle varie banche centrali arriva Elon Musk, il paladino di tutti i trader Robinhood, di tutti gli amanti delle cripto, che in effetti tira una bordata, ma un vero e proprio calcio sui denti al Bitcoin e provoca di fatti poi questo ribasso. Mettiamola così, se vogliamo trovare proprio un asset. Ovvero il Bitcoin viene consuma troppa troppa energia e difatti sfruttando quello che è, anche qui vado un pochino a condividere un grafichetto, un grafico, andando a sfruttare quelle che sono le analisi dell'Università di Cambridge, si sono messi lì a calcolare un numero, magari quanti terawatt ora vengono consumati per minare Bitcoin, quindi per creare Bitcoin. Beh, si è stabilito all'incirca che la produzione di mining dai Bitcoin è di circa 129-130 terawatt ora. Ora, spiegare bene quanto è grande un terawatt ora è abbastanza difficile anche per chi è un po' più tecnico, però ci sono stati un po' di raffronti. Se pensiamo al più grosso parco di divertimenti del mondo, aperto 24 ore al giorno, Disney World, o meglio, fino a prima della pandemia, il consumo era di un terawatt ora. Google con tutti i server nel mondo ha un consumo di circa 12 terawatt ora. Ford, se mettiamo insieme tutte le aziende produttrici del mondo, 14. Qui vengono messe poi a confronto delle nazioni come il Bangladesh, la Norvegia, che hanno ancora consumi inferiori, fino a crescere come allo stato di New York, 160 terawatt, oppure prendendo insieme tutti i data center del mondo. Il consumo orario è di 205 terawatt ora, quindi capite di cosa stiamo parlando sul Bitcoin. Se andiamo a prendere anche un'analisi di Terna, ovvero di Terna sul consumo, sulla richiesta di terawatt ora per quanto riguarda l'Italia, quindi un paese, ecco, prendiamo l'Italia come riferimento, in Sì. Italia abbiamo una domanda di 321 terawatt ora. Il mining, la produzione di Bitcoin invece è di 130, quindi capite di cosa stiamo parlando forse adesso un pochino meglio, mettendolo in confronto con i nostri dati, con un paese grande come l'Italia. E se, anche qui se andiamo a prendere la produzione netta di quelle che sono le risorse idriche prodotte dall'Italia, quindi parliamo di 50 terawattora, e poi mettiamo anche l'energia più pulita, quindi eolica e fotovoltaica, tra le due combinate anche insieme alla geotermia non arriviamo a produrre 100 terawattora, mentre, ripeto, il consumo di mining di Bitcoin è di 129. Ma perché richiede così tanta energia estrarre un Bitcoin? Beh, E io che anche qui. credevo che il mio smartphone avesse la batteria che consumasse tanto, mi verrebbe da fare questa battuta. Perdonami, Giorgio, no, però No, anche no, perché guarda, siamo. hai fatto bene perché anche questo è un termine di paragone. Quando le persone vanno ad estrarre Bitcoin in tutto il mondo, quello che stanno facendo realmente è aggiornare quello che viene chiamato registro delle transazioni Bitcoin, ovvero la blockchain, sulla bocca Sì? di tutti ormai, ovvero richiedere di risolvere degli enigmi numerici, degli algoritmi infiniti che hanno una soluzione esadecimale, ovvero a 64 cifre e sono note come hash. Il cercare di risolvere tutti questi hash comporta chiaramente un dispendio di energia incredibile e i minatori, ovvero chi fa mining, viene ricompensato con il Bitcoin solo se arrivano alla soluzione di questi hash prima degli altri. Quindi considerate come se fosse una gara, una concorrenza infinita che porta davvero ad un dispendio di risorse infinite. Quindi queste strutture consentono poi ai vari minatori di aumentare i loro hash rate, ovvero il numero di hash che vengono prodotti ogni secondo, solamente se viene dispersa tutta questa quantità di energia elettrica. Poi tanti dicono che l'energia elettrica viene da fonti rinnovabili, molti si sono attrezzati, però in realtà lo continuiamo a vedere, non è proprio così, e di colpo anche Elon Musk si è accorto che, ops, forse qui abbiamo un problema. Non è così, non si può supportare questo sistema così a lungo. Magari dobbiamo impegnare qualche energia di più proprio sulla produzione di energie rinnovabili. Però in effetti è un sistema che, sai, è difficilmente autoalimentabile nel futuro, secondo me, proprio perché si va verso una conversione del mondo, o comunque quello che vogliamo credere in questo periodo dopo la pandemia, quindi andare incontro ad una riconversione delle energie, il modo di produrre e di sfruttare soprattutto le energie nel mondo, e quindi il Bitcoin inizia a essere visto come un qualcosa di negativo dal punto di vista ambientale.
Non lo so, è un punto di domanda. Al momento potrebbe essere che nel corso dei mesi si troveranno nuove tecniche, ci sarà un risparmio maggiore, però tutto sommato a chi può interessare? L'importante è fare profitti. E quindi se le aziende più grandi al mondo hanno deciso di investire sul Bitcoin, la parte ambientale verrà trascurata, come è stato sempre per tutte le cose, nel corso degli anni. Vedremo, vedremo. Dal punto di vista tecnico, comunque, bando alle ciance, con il Bitcoin che ritorna sopra i 48.000 dollari, e allora sì, si tornerà pienamente in fase di ascesa, con anche nuovi massimi in proiezione sopra gli 80.000 dollari, perché questo poi dicono i grafici. Tutto sta nel saper bilanciare le entrate. Ecco, 28.000, 30 può essere un'area supportiva. Sotto i 28.000, secondo me, non si compra più Bitcoin, ma bisogna attendere un ritorno anche verso i 14-15. 15.000, tecnicamente parlando. Grazie a Giorgio Pallini, con cui abbiamo fatto un ragionamento oggi un po' diverso, ma sicuramente molto interessante, sia sulla tendenza dei mercati che effettivamente, insomma, potrebbe aver in qualche modo invertito la rotta, e sia sulla questione del Bitcoin, andando a, diciamo, ad analizzare, insomma, le parole che sono state spese, che hanno generato i ribassi a cui stiamo assistendo, più o meno da dove tutto quanto è partito. Gipa Trading per il canale Telegram, che è gestito da Giorgio e che, insomma, dà aggiornamenti quotidiani, insomma, su ogni movimento, su ogni movimento sul mercato e, su ogni sua attività. Giorgio, grazie per essere stato con noi e a presto, buon lavoro. Grazie a te per l'invito, buona giornata a tutti e buon trading.